Intanto vorrei spendere due parole sul perché della mia presenza qui. Daniela Cecchi è stata già nella sintesi completa. Penso però che sia utile perché ovviamente molti colleghi presenti mi conoscono, ma non tutti, e molti delegati e dirigenti ovviamente non possono non conoscermi perché la scuola è grande, ci sono tante realtà. Come ha detto Daniela Cecchi, io ho personalmente una lunga esperienza con eTwinning. Per darvi qualche data di riferimento e capire un po' l'orizzonte temporale, io mi iscrissi a eTwinning nel 2005, appena entrato in ruolo allora come docente nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola dove iniziai a lavorare a tempo indeterminato all'epoca, che era un orizzontale del primo grado di Campi Bisenzio, ora non esiste più, è cambiato tutto. Portai eTwinning che non era conosciuto dai docenti. I docenti di quella scuola conoscevano i progetti europei come il Comenius, che all'epoca esisteva, ma eTwinning non sapevano nemmeno cosa fosse, anche perché era molto nuovo. Insegnando all'epoca lingue straniere, in particolare tedesco, quindi per chi ha un'idea di cos'è il tedesco nella scuola del primo e del secondo grado, c'è sempre bisogno di motivare gli studenti e i discenti a questa disciplina più che in altre discipline. Anche in altri, ma qui di più perché si percepisce il tedesco più difficile. ETwinning per me fu in quel periodo una chiave di accesso a una motivazione molto diretta. E lo dico subito, anche se è dal punto di vista del docente, ma mi sembra importante riportarlo come esperienza, perché anche dal dirigente questo aspetto poi l'ho riscontrato, anche se da altre angolature. La motivazione per gli studenti era in quel momento importante e si manifestava. Perché chi stava prendendo, scusate un attimo, a casa, quindi sapete che ho due cani che abbaiano, va bene così. Quindi stavo dicendo, gli studenti che si avvicinavano alla lingua tedesca già dalla prima media, io la chiamo ancora così perché è più familiare e più comodo, vedevano che subito potevano entrare in contatto con loro compagni di paesi dove veniva studiato il tedesco come seconda o terza lingua straniera o con classi, all'epoca funzionava solo così, di scuole tedesche. Eppur nella rudimentalità, diciamo così, del loro apprendere in prima e in seconda, comunque riuscivano a vedere che quello che si faceva a scuola aveva un riscontro. Cioè non avevano il contatto solo con la lingua tedesca del docente e il voto preso nel compito dell'interrogazione, ma il vero voto era ho imparato qualcosa e mi permette di comunicare e di capire. Quindi credo che già questo sia, come dire, un punto di vista legato all'articolo 27 che vedremo fra poco. Abbastanza importante. Poi, ovviamente, nel tempo eTwinning è cresciuto e l'ho seguito. Sono diventato ambasciatore per la Toscana, credo nel 2008, e non ho mai smesso di fare questo ruolo perché è una cosa molto interessante a livello professionale. La scuola ha vinto tanti premi dove ero insegnante. Poi, nel 2012, ho vinto il concorso, come alcuni di voi presenti e qualcuno successivamente. E ho portato l'esperienza eTwinning nella scuola che ho diretto per 8 anni, comprensivo Pier Cironi. Diciamo che nel percorrere l'esperienza eTwinning, il portale a livello tecnico è migliorato in modo esponenziale. È un dato che vorrei passare ai colleghi dirigenti, che saluto tutti, e ai colleghi docenti che sono qui, quindi delegati che probabilmente fanno parte dello staff, hanno un ruolo di supporto al lavoro del dirigente, di concorrenza positiva, è che comunque la piattaforma offre strumenti che spesso la scuola cerca altrove e che oggi sono completamente integrati nei twinning, che io non farò vedere perché non è il mio ruolo adesso, ma ve li posso accennare. Per esempio, il fatto che una volta creati i profili dentro eTwinning sono assolutamente protetti i dati, anche perché in gran parte sono pure anonimizzati. Ci sono strumenti di videoconferenza, strumenti di forum, strumenti per costruire mini siti, blog, forum, fare pagine interattive dove gli studenti lavorano fra di loro. Quindi molto spesso noi andiamo a cercare, anche prima della pandemia, strumenti disparati e molto belli, accattivanti, che magari dopo un po' di tempo passano di moda perché succede anche questo, eTwinning no, perché ovviamente è un investimento dell'Unione Europea
ed è un investimento importante. Io l'ho sempre definito la cugina povera dei progetti allora Comenius e ora Erasmus Plus. Cugina povera non perché l'Unione Europea ci investa poco, ma perché diciamo, il lato fruitore, che è il lato docente, il lato scuola, non prevede fondi per la scuola, perché la scuola che decide di aderire, anzi il docente che decide di aderire o il dirigente che entra nei twinning, ovviamente lo fa nel suo tempo disponibile e lo fa gratis, perché non ci sono fondi, progetti a cui partecipare come invece con gli Erasmus. Però è uno strumento molto molto flessibile e quindi nella scuola, appunto, che ho diretto fino ad agosto dell'anno scorso, l'ho introdotto, poi abbiamo fatto anche dei progetti europei. E questo è un altro punto che mi preme citare parlando dell'articolo 27, su cui piano piano stiamo andando ad entrare, perché comunque tramite i contatti che si creano nel portale Twinning, che spesso portano anche solo a contatti fra docenti di paesi diversi, a volte portano anche a scambi professionali informali o formali, però molto sovente si ricevono anche proposte di partecipare a progetti europei finanziati a questo punto, ovviamente non più quelli gratuiti, e dove si può appunto concorrere e se il gruppo di scuole che presenta il progetto vince, ovviamente la scuola partecipa e fa mobilità per docenti, per studenti o per altro. E questo è un po' quanto. Nella nuova scuola che ha citato Daniela poco fa, l'ISIS Galileo, io sono da pochissimo tempo, quindi non ho ancora introdotto la questione Twinning, sto parlando solo con i colleghi di lingue straniere, ovviamente essendo qui da poco tempo con la pandemia non ho avviato molte azioni, però si sta parlando anche di questa opzione per la scuola e vedo che c'è comunque risposta perché spesso e Twinning non è conosciuto, mentre si sa, più o meno si sa, si sente parlare di progetti con fondi. I twinning spesso si ha l'impressione che siano nicchia per pochi, come dire, fan o nerd, come si dice in termini informatici. Invece vi inviterei anche a visitare sul sito dell'USR Toscana, se non sbaglio, ma sicuramente su quello di Indire e sul portale Twinning nazionale, ci sono gli elenchi degli ambasciatori come me, che sono insegnanti, io sono un po' una mosca bianca in questo contesto, ci sono insegnanti che fanno ambasciatori quindi da tantissimo tempo e che hanno fatto tante ricerche, anche per esempio sull'Esabacca, la scuola del secondo grado, proprio tramite il portale Twinning, quindi può essere lo strumento portale e quindi con le cose che contiene veramente una leva di miglioramento professionale individuale e collettivo. Perché questo è un po' il punto su cui vado a fissarmi adesso e apro la presentazione che preannuncio essere molto scarsa, ma volutamente, perché questo incontro io lo vedo, diciamo, come se fossimo in un bar, è vero, non online, e ci prendessimo un caffè anche se siamo in tanti e ci confrontiamo su idee, dubbi e quello che può venire fuori. Quindi, se Daniela Cecchi me lo consente, suggerirei a tutti, se possono, di mettere in chat eventuali domande mentre parlo, se non le vedo io mi bloccate voi dell'USR e possiamo anche rispondere via via quando avete qualche punto, domanda o curiosità. Certamente, procedi, io seguo la chat. Perfetto, allora credo che vediate in condivisione la prima slide, che è quella dove cito integralmente l'articolo 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro, tuttora in vigore. Ora, l'articolo 27 è stato spostato nei vari contratti nel tempo, quello attuale è a questa numerazione. La sostanza non è, a mio avviso, molto cambiata negli ultimi tre contratti, però siamo all'attuale, quindi lo leggiamo e poi vi condividerò alcuni punti di vista su questo articolo in relazione ai twinning e poi ci confrontiamo. Finito il confronto sull'articolo e sulle vostre domande, passerei, se il tempo c'è, lo volete, a visitare insieme il portale Twinning dall'interno. Daniela Cecchi, fra l'altro, mi diceva che qualcuno di voi l'ha contattata dicendo che si è iscritto al portale, quindi io cercherò di farvi vedere come uso gli strumenti, o meglio, come li ho usati fino ad agosto nella vecchia scuola e come penso di usarli da qui in avanti nella nuova scuola. E magari può essere interessante anche provarlo per chi di voi è iscritto, se non ce la facciamo, se no si farà in un'altra sede, in un altro incontro, se ci sarà tempo in questa serie di riunioni che l'USR sta promuovendo. Allora, l'articolo recita testualmente, proprio copia e incolla dal contratto preso dal sito FL-CGIL, che è in questo la fonte massima. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione.
tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. Seconda parte del comma 1 dell'articolo 27, i contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal Sistema Nazionale di Istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola. Io ho fatto una cosa molto semplice, ho diviso l'articolo in due slide, si capiva già dalla precedente che l'avrei fatto, e quindi la prima parte ruota intorno a questa domanda: in che modo il twinning può essere usato per fare leva sui docenti e valorizzare gli aspetti indicati nel primo comma dell'articolo 27? Lo dico subito scanso equivoci, ho usato il verbo valorizzare in voluta assonanza con la valorizzazione della professionalità docente. È vero che ormai il fondo per il merito non c'è più perché è stato destrutturato, definalizzato, eccetera. È pur vero però che sia il Ministero che l'ARAN hanno detto che nulla vieta che a livello di contrattazione quello che era il vecchio fondo per il merito, che ora non ha più quella finalità specifica, in contrattazione possa essere discusso e una parte di quel fondo possa essere usato per valorizzare in modo specifico e strutturato la professionalità del docente, così come quella del personale ATA. E lo dico ai colleghi vecchi e nuovi, quelli che non conosco lo sentono ora, gli altri forse la mia posizione la sanno, io sono fermamente convinto che la valorizzazione del personale docente possa avere un senso nella scuola se fatta in una certa modalità, e il canale twinning, lo strumento twinning come percorso, strumento e anche ambiente dove ci si può confrontare su tutti questi aspetti che cita appunto il primo comma dell'articolo 27, sicuramente può trovare una, come dire, curvatura, forse la parola non è precisissima, ma non ne trovo altro in questo momento, nel contratto di istituto. Butto là uno spunto: nel contratto dell'istituto che ho lasciato ormai da qualche mese, il primo anno no, perché ero nuovo all'esperienza, quindi non avevo introdotto ancora questa cosa, ma già dall'anno successivo, quindi dal 2013-14, avevo introdotto, all'epoca non c'era ancora la legge 107, quindi il fondo per il merito non esisteva, era molto, molto prima di tutto questo, ve lo sto per dirvi, però avevo già introdotto delle voci che erano pensate in appoggio al vecchio articolo 27 del contratto di lavoro, che è più o meno come quello che leggete ora, però anche a dire chi farà queste cose, ovviamente deve poi dimostrarlo nel corso dell'anno e col resoconto finale, può avere accesso a un compenso accessorio che non sia, come dire, automatico, non perché le cose nella scuola siano automatiche o perché arrivi tutto a gratis, per carità, che si lavora tanto tutti, i soldi sono sempre pochi, però poter dire, per esempio, che io docente mi sono impegnato a partecipare a un seminario twinning, oppure mi sono iscritto e una mia classe ha partecipato per 3 mini progetti twinning con una classe di Londra piuttosto che di Parigi o di Salamanca, in base alla lingua straniera con cui si sta lavorando, e magari quella classe ha conseguito dei level di qualità di cui magari dopo di nera potrei dirvi qualcosa in più, e magari i voti di quei ragazzi, perché si sono motivati, hanno visto che è anche divertente studiare, non è solo sudore e lacrime, sono migliorati, perché non riconoscerlo? E in qualche modo nel contratto del vecchio istituto questo concetto l'avevo introdotto. Quindi valorizzare l'ho messo volutamente in assonanza con il merito, anche se ormai non si può più dire, ma il concetto fra le righe rimane. Perché il twinning può servire e come può servire per i docenti a sviluppare le competenze disciplinari, psicopedagogiche e tutto il resto? Allora, io ho usato spesso, sia quando ero insegnante, quindi quando avevo ancora colleghi nei consigli di classe, e per fortuna nella scuola dove ero mi seguivano molto su questo, ma anche poi da dirigente, questo tipo di concetto che piaceva, spero piaccia anche a voi. Molto spesso a scuola ci sentiamo terribilmente soli, perché magari abbiamo delle idee, abbiamo delle velleità positive, vogliamo fare questo o quell'altro, però si corre tanto, c'è sempre da fare la cosa urgente, la scadenza del oggi per ieri, sia come insegnante che come coordinatore dei consigli di classe, dei dipartimenti, molto spesso anche come dirigenti, e il tempo per riflettere su chi noi siamo a volte ci può un po' sfuggire. È vero che si possono fare corsi di formazione,
però spesso i corsi di formazione sono belli, strutturati bene, fatti da anche case editrici, come le chiamo io, o enti formativi importanti, ma non necessariamente ricadono nel nostro lavoro, o meglio, non direttamente. Molti sì, ma non tutti, perché ne ho toccati anche con mano direttamente o sentito da colleghi. Invece partecipare come docente, quindi qui sta un po' l'abilità, secondo me, del dirigente, con tutte le vie informali, per forza informali, di motivare i docenti a fare l'esperienza, iscrivendosi ai twinning. Intanto io che insegno una lingua straniera, o io che insegno matematica, che insegno scienze umane, che insegno finanza e marketing, vogliamo anche andare su discipline non linguistiche, perché sennò sembra che sia solo per chi fa le lingue straniere, che però ho un rudimento di quella lingua, mi posso iscrivere ai twinning, scopro e vi farò vedere dopo in modo semplice un paio di ricerche come si fa, che ci sono dei gruppi tematici di altri colleghi di scuole europee che come me masticano la lingua target, poniamo l'inglese o il francese o lo spagnolo o quello che volete voi o il cinese, e mi confronto con loro e quindi vedo cosa fanno i vicini della porta accanto, come li chiamo io. Quindi esco un po', diciamo così, dal guscio della monade, dell'insegnante, che ahimè, andando su con l'età e con il grado scolastico, è sempre più evidente, perché chi lavora al primo ciclo lo sa, io ne ho esperienza per 8 anni, al primo ciclo c'è molto scambio fra insegnanti, anzi uno scambio quasi fluido e naturale con i piccoli, quindi per l'insegnante dell'infanzia e della primaria, c'è un po' meno scambio, ma c'è ancora abbastanza osmosi, anche se un po' più faticosa, nella secondaria di primo grado. Andando al secondo grado, molto spesso questa osmosi non c'è, per tanti motivi, tutti giustificabili. E il senso di solitudine di cui vi parlavo, spesso è molto forte. Quindi, ben venga il lavoro fatto a scuola, ma visto che spendiamo anche tanto tempo online, molti docenti, molti di noi sono anche in tanti social, perché non usare un po' di tempo anche in un social professionalmente costruttivo? Quindi uno può vedere cosa fanno i colleghi di altre scuole del proprio grado sulla propria disciplina e magari anche migliorare il proprio inglese o la lingua straniera. Metodologico didattiche e competenze organizzativo-relazionali. Allora, io ho detto prima che Twinning è la cugina povera dei progetti Ex Comenius o Erasmus+, perché non ci sono fondi. Però non è che per presentare un progetto basta trovare un partner, che so, il collega Thorsten della Svezia, che vuole fare con me il progetto sull'orto scolastico al primo ciclo. Bisogna anche strutturare il progetto e quindi bisogna confrontarsi, per cui bisognerà con quel collega o quei colleghi che vogliamo coinvolgere o che ci vogliono coinvolgere nel progetto di Twinning a parlare di cosa vogliamo fare, di che strumenti metodologico-didattici vogliamo utilizzare, che cosa vogliamo far fare i nostri ragazzi quando sono online insieme, quando non sono online, che cosa vogliamo che apprendano. Dobbiamo organizzare, quindi anche confrontarci con una realtà molto diversa dalla nostra. E quindi implicitamente o esplicitamente esce questo aspetto, perché mentre se sono io a fare la mia progettazione da docente, ora parlo dal punto di vista docente perché ce l'ho, nonostante i tanti anni al lavoro al preside, ce l'ho ancora ben presente, se sono però soltanto io a dire nelle mie classi vorrei fare questo, faccio una progettazione, però la verifico solo io, salvo avere brutti voti a fine anno e dover far intervenire il dirigente scolastico se ci sono motivi di un certo tipo, altrimenti no. In questo caso invece nel progetto di Twinning io mi confronto e magari parlando con un collega straniero o più colleghi stranieri può venire fuori che posso sviluppare appunto o migliorare o fortificare delle competenze metodologico-didattiche e organizzativo-relazionali. Non solo però dal punto di vista dei progetti che si possono andare a strutturare, ma anche delle communities, come vengono chiamate oggi, come oggi e come Twinning le definisce, che sono di base, e le vedremo fra poco, strutturate come dei forum tematici dove si può discutere su alcune questioni che sono già disponibili, oppure aprirle e vedere chi partecipa con quella discussione. Tra l'altro, e lo accenno così en passant, queste community, su questi forum, su Twinning, possono essere tanto in lingue straniere quanto nella lingua madre. Quindi, in teoria, io docente di informatica al tecnico, potrei iscrivermi a Twinning e confrontarmi con colleghi stranieri su quello che sto insegnando, senza fare progetti, oppure anche con colleghi italiani, perché poi i forum possono essere aperti anche a colleghi italiani.
siccome non faccio progetti da un po', perché ovviamente non li faccio più direttamente, chiedo conferma a Daniela Cecchi. Da 2 anni, se non sbaglio, il vincolo di fare progetti solo con scuole straniere è caduto, si possono fare progetti anche fra scuole italiane, basta, giusto? È stato fatto, sì, sicuramente durante il periodo della pandemia, però non credo che sia possibile poi presentarsi per il quality label, però chiedo conferma, chiedo conferma. Ricordavo questo passaggio della pandemia. Per dare un assist concreto, mentre all'origine, fino alla pandemia, per poter partire con un progetto necessariamente doveva esserci una scuola italiana o una classe italiana, non una scuola, poi vi spiego perché, e una classe e un collega straniero, e poi dopo potevamo inserire anche altri. Durante la pandemia è stato detto, per facilitare anche l'uso dello strumento, che ripeto è praticamente completo rispetto anche alle grandi suite di lavoro che noi abbiamo alle scuole, C-Suite, Teams, questo strumento fa quasi tutto, forse non c'ha gli strumenti di web conference, però si possono integrare altre cose. È stato detto, lo potete fare anche fra scuole italiane. Ora, ripeto, non so se in questa fase della pandemia questa cosa è ancora aperta o no, giustamente però fu detto, siccome Twinning nasce per finalità europee, solo chi partecipa a progetti con scuole di altri paesi e non solo italiane può partecipare ai premi di qualità. Giusto per chiudere su questo argomento che mi ha ricordato di nuovo Daniela, la ricerca, documentazione e valutazione, ad esempio, vengono fuori perché se un docente ha partecipato a un progetto con un'altra classe o con più classi di altri paesi e quel progetto viene, ovviamente perché deve essere volontaria la cosa, viene presentato per la valutazione dell'etichetta adeguata del quality label e lo vince, è comunque una forma di documentazione del lavoro svolto, perché arriva al docente e alla classe un attestato che uno può dire che valore ha, ma secondo me ha un valore molto alto a livello etico, perché la comunità europea ti riconosce che hai fatto un lavoro didattico e pedagogico di alta qualità. Ma arriva anche una nota alla scuola, e quindi poi la scuola nel tempo, se ci sono tanti insegnanti che si iscrivono e fanno progetti e poi eventualmente li vincono, c'è un limite minimo mi pare di 2 o 3 progetti vinti in un anno, la scuola stessa può presentarsi per ricevere, come dire, riconoscimento di scuola Twinning per quell'anno. C'è una procedura ovviamente formale perché funziona tutto così nella pubblica amministrazione, però è anche un modo per fare ricaduta della ricerca pedagogica, disciplinare e metodologica che il docente ha fatto con i propri studenti e con le proprie classi o con la propria classe sull'istituto. E qui torno al concetto dell'articolo 27, su cui spesso con i colleghi, alcuni di voi che sono di Prato lo sanno, se ne parlo tante volte, ma mi rivolgo anche agli altri. Spesso noi ci dimentichiamo che, perché abbiamo tante cose a fare, non perché abbiamo cattive intenzioni, che in realtà anche la formazione, ora parlo di quella non e-twinning in generale, dovrebbe essere agganciata a un riscontro diretto di ricaduta sulla scuola. Perché questo? E poi vi do anche un riferimento normativo fra poco. Ben venga l'aggiornamento individuale, perché a me insegnante o a me dirigente piace imparare a usare PHP, perché mi piace imparare a programmare siti. Però, e questo la legge 107, i contratti recenti, anche il contratto che stiamo leggendo l'ha ricordato, i fondi per la formazione vengono mandati anche alle scuole, ormai con questa finalità esplicita. Bisogna che quello che si fa come lavoro di aggiornamento e formazione in servizio e la ricerca e la valutazione, autovalutazione, secondo me rientrano in questo settore ampiamente, ricada sull'istituto. Salto alla seconda slide, poi forse torno a questa. Poi se ci sono domande, Daniela, fermi perché io la chat non la sto vedendo in questo momento. La seconda parte dell'articolo 27 recita: i contenuti della prestazione professionale docente si definiscono nel quadro. A me piace questa parola, il quadro, in tedesco Rahmen, la cornice, quindi qualcosa che contiene e che fa capire dove guardare. Nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal Sistema Nazionale di Istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola. E qui vado a toccare un tasto, spero non dolente, che è la formazione in servizio e l'obbligatorietà della formazione in servizio. Ora noi tutti, chi è dirigente lo sa meglio di me, ma anche chi è qui in rappresentanza, facendo parte dello staff, ne ha sicuramente un'eccezione di caso, sappiamo che c'è in questo momento nel nostro paese a livello di scuola una enunciazione di principio, diciamo così, per cui dalla legge 107 in poi la formazione è obbligatoria,
ma non è mai stato tradotto questo concetto di obbligatorietà né in una quantificazione generale né in azioni specifiche, salvo quelle linee di aggiornamento che annualmente il Ministero manda con i fondi che arrivano alle scuole. E quindi le scuole si trovano spesso nella impasse di dire: ok, la formazione obbligatoria, ma come la facciamo? Quanta ne facciamo? Chi deve partecipare? Senza entrare in, come dire, spigolosità sindacali, a me preme ricordare questo punto dell'articolo 27 del contratto nazionale, che è importante, è presente anche per tutte le altre parti, permessi, diritti, eccetera, eccetera. Però qui si dice una cosa molto chiara, che la libertà di aggiornamento e anche di insegnamento, perché poi alla fine quello è, non sta nella singola scelta dell'individuo. Perché, ripeto, io posso avere piacere a imparare a usare, a gestire i siti in PHP, oppure a fare, come dico anche miei insegnanti attuali e precedenti, a fare benissimo l'uncinetto insieme al punto a croce, ma se non è negli obiettivi del Sistema Nazionale di Istruzione e non è nel piano dell'offerta formativa della scuola, quella formazione di aggiornamento serve a me e sicuramente la userò come insegnante, ma non per fare insegnamento, per migliorarmi come persona, che è un livello diverso, che non è secondario. Quindi anche i corsi e percorsi di aggiornamento e formazione a cui spesso i docenti si iscrivono, secondo me dovrebbero stare in un quadro definito dagli obiettivi nazionali, che ripeto il Ministero normalmente manda. Quest'anno per esempio hanno ricordato di nuovo di fare formazione possibilmente su le piattaforme digitali, perché siamo in piena pandemia ancora, ma precedentemente si parlava anche di altri aspetti, al secondo ciclo di formazione sull'esame di Stato per esempio. E poi però questo deve trovare un'attualizzazione nel piano dell'offerta formativa triennale, perché è lì che poi si vincola il lavoro della scuola, e si vincola nel senso costruttivo, nel senso che se nel POF abbiamo recepito gli indirizzi generali di formazione e aggiornamento professionale e facciamo anche un piano di formazione deliberato con dei traguardi e dei contenuti e poi si fa della formazione, magari possiamo anche avere fondi per fare 2, 3, 4 corsi, non è detto che tutti li seguiranno, però magari il 25% di docenti si iscrive al primo corso, l'altro 25% all'altro corso e via discorrendo, e la scuola ha fatto un buon lavoro per la comunità. E Twinning potrebbe essere inserito in questo quadro, per esempio, visto che si parla di aggiornamento sul digitale, gestione delle piattaforme, privacy, comunicazione, gestione di strumenti di vario tipo. Permettetemi di far presente che se anche soltanto un docente mediamente avvezzo alla ricerca di cose online, non dico che proprio non c'ha l'ABC, per carità, magari a quello che va fatto il corso proprio di come si accende il computer, però ormai quasi nessuno è in questa condizione a scuola, o pochissimi, quindi mediamente tutti abbiamo cognizione di causa di che cos'è un motore di ricerca, cos'è un portale. Di fatto poi Twinning alla fine è un grande portale con all'interno un grande motore di ricerca che permette di trovare colleghi, classi, progetti, idee progetto, idee didattiche, eventualmente anche realizzarli. E allora perché non inserire questo tipo di strumento, e lo chiamo sempre strumento perché trovo la parola terribilmente calzante, nel POF e poi anche nel contratto, e valorizzare chi ne fa uso e lo documenta ovviamente, quindi possibilmente ottiene dei quality label. Credo che questo romperebbe tanti argini di finto pudore su quello che è il concetto che poi sta dietro alla valorizzazione del merito, che, ripeto, non c'è più nelle carte, ma che poi tutti sappiamo di cosa parliamo, perché tutti, se ci guardiamo intorno a scuola, dal custode arrivato ieri a chi è nella scuola a 30 anni, vediamo occhio nudo il collega che lavora bene, magari non fa nemmeno rumore, e il collega che non lavora bene. Non possiamo essere ipocriti su questo. Poi facciamo di tutto per aiutare tutti, diamo una mano a tutti quanti, oggettivamente ci sforziamo di aiutare a migliorare chi magari ha qualche lacuna, che ci può stare anche per stanchezza, perché il lavoro è logorante, però oggettivamente c'è una differenza fra persona e persona nel lavorare, magari legata appunto a momenti storici del proprio percorso professionale. Quindi io suggerirei come riflessione ai colleghi, poi se ci sono domande mi fermo, perché fra poco passerei a vedere il portale con voi, di riflettere su questa seconda parte del comma 1 dell'articolo 27 in questi termini qua. E torno a questo punto, al comma precedente, perché come io amo ricordare anche nei collegi docenti, lo faccio spesso, a volte sono un po' noioso in questo, ma sono fatto così,
che queste competenze che abbiamo per ora un po' a tratti, a larghe pennellate collegate ai twinning, in realtà sono tra loro correlate interagenti. Cioè non basta oggi essere un bravo docente nella propria materia, non basta nemmeno avere delle buone basi psicopedagogiche che spesso l'università non fornisce, dobbiamo farcele da soli. Non basta avere un'esperienza ampia e saper usare tante metodologie didattiche diverse in base alle classi e ragazzi. Non basta nemmeno sapere essere bravi a livello organizzativo relazionale. E non basta nemmeno essere bravi a fare ricerca, documentare e valutare quello che si è fatto. Tutto questo deve funzionare come in un bel cocktail. Cioè tutte queste cose vanno messe insieme e il cocktail deve essere buono, perché se non è ben shakerato e non è ben equilibrato nei componenti, ci sarà uno squilibrio. Sarà capito a tutti voi, parlo a chi è qui in rappresentanza dei dirigenti e ai colleghi in primis, mi rivolgo, di aver visto, anche quando eravate ancora insegnante come me, colleghi bravissimi nel gestire le classi e avere competenze stratosferiche nella propria disciplina, da vedere lezioni da urlo, però poi magari a livello di gestione organizzativa, tipo coordinatori che non sanno coordinare le classi, oppure non saper fare bene un documento, che sia un verbale o consiglio di classe se siamo segretari. Dico due cose banali, potrei citarne altre. Ecco, io credo che stare dentro una comunità di twinning a molti docenti potrebbe servire per lanciare uno sguardo al di là di stanche routine e al, come si dice spesso, ma abbiamo sempre fatto così, ho sempre fatto così. Su questa parte io mi fermerei, perché mi sembra di aver toccato tutti i punti che reputavo utili, e chiedo a Daniela se ci fossero interventi o se qualcuno volesse fare una voce. Per il momento non ci sono. Antonietta anche ci ha appena scritto in chat che chi vuol prendere la parola può cliccare, può alzare la mano cliccando sull'icona in alto, però per il momento non ci sono interventi. Comunque chiedo a tutti, se qualcuno vuole intervenire, noi siamo qua che controlliamo, potete alzare la mano e vi diamo la parola. Allora chiedo io in modo provocatorio, il ragionamento che ho cercato di condividere con voi vi risulta chiaro e completo nel suo complesso? C'è una mano alzata? Sì, la mia. Sono Rossella Esposito, comprensivo per la Francesca di Arezzo, dirigente. Dunque sì, per me è tutto chiarissimo, perché io sono stata un e-twinner per anni, per cui e sono tante competenze da docente le ho acquisite grazie agli twinning. I progetti twinning li ho sempre comunque inseriti in curriculum, per cui non erano qualcosa di staccato da quanto io svolgevo nella regolare attività didattica, che io docente di tedesco, per cui diciamo che grazie agli twinning i miei alunni avevano sempre un'alta motivazione, e poi anche l'interazione con altri compagni di altri paesi europei ha significato per loro un'apertura proprio verso nei confronti di culture, di modi di essere diversi, e grazie ai twinning sono partiti nella mia scuola progetti Erasmus K2 quindi partenariati strategici. Quindi diciamo che io credo che tutto quello che hai detto in merito alla facendo riferimento all'articolo 27, io lo condivido appieno, perché tante competenze le ho acquisite attraverso proprio la partecipazione a progetti. Un'altra cosa molto interessante della piattaforma eTwinning è la parte relativa allo sviluppo professionale, cioè tutta la formazione che viene anche offerta nella piattaforma eTwinning è proprio di alta qualità. E non fino a qualche tempo fa, almeno fino a quando io ho fatto questo tipo di formazione, la lingua veicolare era quasi sempre l'inglese, però insomma talvolta anche altre lingue, anche l'italiano, ma proprio una formazione che coinvolgente, molto vicina alla realtà
della didattica ed anche insomma faticosa, perché benché di durata breve in genere sono queste formazioni, richiedono un impegno di ore e anche di lavoro. Però il riscontro comunque nella didattica è chiaro ed è evidente per un docente. E io sto cercando, insomma, nel mio istituto, ma sono qui dall'anno scorso, per cui insomma cerco di spingere i docenti, a quelli più motivati, a partecipare a progetti twinning. Qualcuno ha cominciato con la scuola primaria, però poi insomma diciamo che si sono un po' bloccati, e la mia idea era quella di coinvolgere appunto in un percorso di formazione anche breve magari i docenti del mio istituto, che potrebbero fare con me, insomma, sono abbastanza, diciamo, esperta e anche il discorso del Quality Lab è comunque motivante. E io più volte sono riuscita, cioè più volte, sempre, con i progetti ad accedere al Quality Lab italiano, nazionale, ma anche a quello europeo. E devo dire a quello europeo grazie alle competenze dei miei colleghi europei. Io li ho un po' seguiti, e la scuola anche ha avuto il riconoscimento di scuola in twinning il primo anno che è stata praticamente inserito questa cosa. Io credo, e i miei colleghi stanno continuando nella scuola da dove provengo, che era un liceo linguistico, e non solo docenti di lingua straniera ma anche di altre discipline. Io ci credo tanto nelle community twinning, nella piattaforma, e credo che siano veramente fondamentali e molto sicuramente utili per quello che riguarda proprio lo sviluppo delle competenze professionali dei docenti. Taccio perché altrimenti tolgo troppo tempo magari anche ad altri, però mi fa molto piacere essere qui e finalmente condividere questo mio amore per i twinning con altri colleghi, chiudo. Ringrazio per l'intervento, che fa da eco non programmata a quello che dicevo, e l'esperienza evidentemente è molto simile, quindi mi fa molto piacere. Io ringrazio soprattutto perché mi ha fatto ricordare due punti importanti che volevo dire ma che mi erano sfuggiti. Il primo è che noi spesso come dirigenti nella contrattazione abbiamo, diciamo, non è un problema, abbiamo la questione del permessi giornalieri, oppure quanti permessi concedere in un giorno, che priorità dare. Perché non pensare, ad esempio, di dare priorità di permessi per partecipare a corsi di vario genere, mettendo nel contratto che chi fa aggiornamento, perché partecipa a eventi e twinning, magari ora no perché siamo online, ma quando saranno in presenza è anche interessante andare a fare corsi fuori scuola e fuori sede, perché non mettere quello come priorità, come per esempio mettere altre priorità. Poi un'altra cosa su cui vorrei spendere un minuto in più, poi se non ci sono interventi andiamo a vedere il portale. Allora, l'articolo 27 in realtà è la base del DM 850, che ormai da anni regola il lavoro che facciamo come dirigenti sui neoassunti. Chi l'ha letto, che è dirigente, sa benissimo di che cosa parlo, perché il decreto 850 non è altro che la trasposizione, in altri termini, della base. Infatti, sia nella vecchia scuola che nella nuova, io ho detto a tutti: signori, guardate che i neoassunti hanno questo come base. Però questa base ha una sua base più profonda, che è l'ABC dell'essere insegnante, cioè sotto questo livello non esiste l'insegnante, esiste qualcos'altro. Detto in modo brutale, però è così. Allora, su questa considerazione io ormai da 4 anni, sì, perché l'ho fatto per 4 anni, da quando c'è il DM 850, ogni volta che sono arrivati dei neoassunti nella mia scuola me li sono acchiappati e gli ho detto: mo ci facciamo ricercazione su tante cose, ovviamente non solo sui twinning, però soprattutto dove vedevo che c'era anche un po' un occhio acceso, tu mi devi presentare nel tuo anno di formazione che hai fatto un progetto di twinning, punto. Come lo vuoi fare, lo fai e muoviti. E vi devo dire la verità, alcuni docenti avevano già idea di cosa fosse e ovviamente hanno fatto ottimi lavori,
ma anche chi era arrivato anche alla scuola primaria, ma anche all'infanzia, vi dirò di più, che non sapeva che cosa fosse, una volta visto, perché si è fatto un po' di introduzione a livello scolare della scuola su come muoversi, in realtà poi alla fine hanno fatto delle cose interessanti. Cioè, veramente, secondo me, tante volte noi abbiamo tante risorse nella scuola, sia strumentali come appunto i twinning in questo caso, sia umane e professionali, ma non esplicitiamo che c'è quella risorsa e quindi diventa un problema perché non lo diciamo. Invece, se riusciamo a tenere insieme la risorsa strumentale che c'è a prescindere, che non serve solo per quello, con la risorsa umana, le persone hanno anche voglia di mettersi in gioco, soprattutto chi entra in ruolo. E allora, perché non giocarsi la carta e dire: cosa farai dopo che hai superato l'anno di ruolo? Certo, se da me viene una persona che risiede a Canicattì, bontà sua, se può tenerla a casa, ma molto spesso non è così. Per cui fare un investimento anche professionale sui neoassunti, per esempio, come dirigente è una cosa terribilmente interessante e rende molto, perché alla fine, come dire, il DM 850 dice tante cose, però poi all'atto pratico, ora parlo proprio ai colleghi, cosa andiamo a vedere? Se andiamo alla lezione, sì, non è che sempre abbiamo ricevuto anche noi strumenti così lineari per valutare una lezione. E invece Twinning, per noi che soprattutto l'abbiamo masticato bene, è comunque un parametro di filtro, non dico di valutazione perché in questo caso è brutto, però comunque di lettura del lavoro della persona. Anche perché poi uno parla con i ragazzi e con i genitori e se poi loro dicono che sono contenti e che hanno imparato qualcosa che prima non facevano, evidentemente un riscontro c'è, diciamo così. Ci Niente. sarebbe un'altra mano alzata. Rita Prego. Giacotti. Prego. Del microfono Sì. deve attivare. Allora, io sono una neodirigente di un istituto comprensivo di Poppi. Ho sempre insegnato come docente nelle scuole superiori. Non sono docente di lingua, però avendo, diciamo, lavorato per diversi anni nell'istruzione professionale nei corsi per il turismo, mi sono iscritta tantissimi anni fa alla piattaforma eTwinning proprio per sviluppare, diciamo, competenze linguistiche e digitali tra gli alunni delle classi in cui insegnavo. Poi mi sono data alla progettazione Erasmus, sia come progettista Erasmus che come partecipante a progetti. Ho partecipato come docente a progetti Leonardo, a progetti diciamo Erasmus, e ritengo queste esperienze, diciamo, di apertura all'Europa fondamentali per la crescita sia dei docenti che degli alunni. E trovo che i twinning sia uno strumento fondamentale per sviluppare competenze appunto digitali e linguistiche. E soprattutto in questo momento, diciamo, diciamo, di chiusura purtroppo diciamo, all'Europa, lo strumento di e-twinning almeno fa sognare, insomma, un'Europa che esiste, nella quale siamo diciamo inseriti e della quale facciamo parte come cittadini. Diciamo tutto questo per dire che volevo anche dire un'altra cosa, che l'anno scorso, appena entrata in ruolo, diciamo, sollecitato i docenti all'utilizzo della piattaforma eTwinning. Qualcuno si è incuriosito, qualcuno ha già fatto delle proposte, ma soprattutto sono riuscita a far partecipare la scuola come partner di un partenariato strategico che poi è stato approvato e adesso inizia a realizzarsi. E all'interno di questo progetto Erasmus c'è anche un richiamo agli eTwinning. Quindi alcuni miei docenti saranno comunque formati anche sull'utilizzo di questa piattaforma e comprenderanno quelle che sono le grandi potenzialità di questo strumento. Quindi ecco, volevo semplicemente portare a conoscenza delle persone che mi stanno ascoltando che non è un qualcosa riservato solo ai docenti di lingua, ma tutti i docenti possono aprirsi a queste opportunità molto interessanti. C'è un'altra richiesta, dirigente.
Sì. Non vedo il suo nome. Sì, può sono. parlare. Sì, grazie. Grazie, sono Manuela Mariani dell'ITIS Galilei di Livorno. Dunque, io vi ho ascoltato con molta attenzione e premetto che il mio istituto ha già dei docenti rappresentanti di questo interesse perché già iscritti, già seguono ed io sono, come dire, contenta di questa cosa che seguo con molto interesse perché la trovo utile, uno strumento molto interessante ed efficace. Tuttavia, devo rilevare, no, che spesso e volentieri noi dirigenti siamo comunque, dobbiamo necessariamente stare sempre a motivare, sempre a rifarci, no, a quelle che possono essere le competenze importanti da acquisire, utili sicuramente per una professionalità aumentata che indubbiamente serve e necessaria. Mi piacerebbe che rispetto a questo ci fosse un impegno maggiore, una presa di posizione più forte da parte dei nostri amministratori. Cioè, perché questo ci aiuterebbe a in qualche modo generalizzare queste esperienze, queste formazioni e non si lascerebbe alla sensibilità di alcune scuole, di dirigenti o di docenti interessati, ma si potrebbe veramente far leva su un bagaglio esperienziale, appunto, di competenze professionali aumentate che credo in questo momento più che mai siano importanti e necessarie, perché se è vero che i ragazzi in questa fase evidenziano comunque fenomeni di disconnessione a tutti i livelli, fenomeni di abbandono, sappiamo tutti quanto la dispersione in questo momento e l'abbandono stiano crescendo, lo stesso ministro Draghi ha evidenziato che il 62% della popolazione italiana ha garantito come servizio della DAD, e io mi chiedo dove sta l'altro 38%, dove stanno questi ragazzi. Quindi io credo che ci voglia veramente un impegno da parte di tutti, anche di coraggio e di scelte da fare. Ecco, io credo che sia fondamentale che questo venga recepito dai nostri amministratori. Perché diversamente sì, si possono ottenere dei risultati, noi continueremo a valorizzare con il FIS, con il bonus, con quello e con quell'altro i docenti più interessati, ma non otterremo mai, credo, delle azioni ad ampio raggio quali invece servono, credo, alla scuola e per tutti. Grazie. Chiedo a Daniela se ci sono altre richieste di intervento. No, non ci sono altre, non c'è nessun'altra richiesta. Poi procede. Allora, potrei passare nei pochi minuti che restano a fare una rapida carrellata a volo d'uccello sul portale dall'interno. Vi può interessare questo punto di vista? Me lo scrivete in chat cortesemente chi è ancora rimasto. Ok, allora metto in condivisione. Arrivano tutti sì. Sì, ok. Diciamo, era una domanda retorica, però andava fatta perché sono quasi le 5, magari la gente poi deve andare via, è un peccato restare soli. Allora metto in condivisione il portale Twinning. Non farò una disamina approfondita di tutte le parti e di tutto quello che c'è dentro, per più motivi. Intanto perché questo incontro doveva durare un'oretta e siamo già alle 17, quindi non vi ruberò molto più tempo, perché comunque è venerdì per tutti ed è giusto anche poter staccare, visto che oggi c'è un po' di sole, magari due passi con la mascherina possiamo anche farli. Però vi lancio un'idea, vi dico che mi sono confrontato in via informale con Daniela Cecchi, se vi può piacere poi magari date a lei le risposte, non importa rispondere ora. Potrei aprire uno spazio, un gruppo di lavoro e Twinning dedicato ai dirigenti scolastici, per chi di voi è già iscritto ai Twinning o chi volesse iscriversi, Daniela magari me lo fa sapere se c'è interesse a farlo e potremmo proseguire questo confronto anche sulle tematiche meno dirette, come ha sollevato la collega, ma che non sono secondarie lì dentro, perché poi alla fine le soluzioni ai problemi vengono perché ci confrontiamo e portiamo istanze comuni da più punti di vista. Quindi potrebbe servire anche a questo, oppure semplicemente anche a scoprirlo insieme.
perché ovviamente quello che faccio vedere ora è solo un'infarinatura assoluta. Vi chiedo conferma, vedete con divisione il portale Twinning? Penso di sì. Sì, spero sì, si vede bene. Ok, vado ad accedere. Ovviamente io sono registrato, ho tutte le password salvate, non le vedete perché ho messo l'oscuramento dei dati. Vediamo se me lo carica. Ecco, siamo entrato, ci vado un poco. Allora, da questo momento in poi non siamo più nel portale pubblico e Twinning. In realtà avrei potuto farvi vedere anche quello che c'è prima dell'accesso registrato, perché molte cose sono già lì. Però quelle, ripeto, chi ha docenti più o meno avvezzi alle ricerche in internet o ha già, come la collega dell'omonima scuola di Livorno, docenti che fanno i Twinning, non è interessante ora. È comunque una parte pubblica e quella si può vedere anche da utenti, anche da genitori, per esempio. Invece quello che vediamo ora è tecnicamente, vedete ovviamente qui in alto a destra il menu dove c'è mio nome e cognome, è il Twinning Live, che è la parte viva di lavoro che può servire sia al docente che lavora per sé e con la propria, le proprie classi, ma sia al docente che poi vuole fare tutto quello che abbiamo detto prima e che con grande anche sforzo il dirigente riesce in qualche modo a supportare. Che ovviamente la premessa che non ho fatto è che quello che ho detto è bello, ma non viene scontato da sé. Per portare Twinning nella scuola quando ero insegnante ci ho messo 4 anni, per portare Twinning nella scuola dirigente ci ho messi 3, quindi il tempo per maturare un cambiamento internamente è necessariamente lungo, queste cose non si fanno in fretta. Vi focalizzo l'attenzione sul menu in alto, questo dove c'è la barra bianca con il Twinning Live. Ci sono varie informazioni. Intanto, come vedete, due iconcine che sono abbastanza intuitive. Quella con il 13 è la posta. Non perché sia un servizio di posta con email, questo lo dico subito, ma qui dentro persone di vari paesi, vi faccio vedere adesso che cosa c'è così lo capite meglio, che hanno visto il mio profilo e hanno letto. Io ho messo le descrizioni in italiano, in inglese e in tedesco, in modo da essere più accessibile anche a stranieri. Scrivono in varie date, alcune recenti, alcune più vecchie, e propongono da vari paesi idee di progetti che possono essere progetti e-twinning veri e propri o idee, come dicevo durante la prima parte di questo incontro, di provare a fare partenariati attualmente Erasmus+. Una cosa che non ho detto, chi già lo sa, lo dà per scontato, ma chi non ha fatto e-twinning, bene che lo sappia, i progetti e-twinning sono poveri perché non riceviamo fondi, ma sono terribilmente flessibili. Per esempio, se pensiamo a un progetto come devo presentare una scheda progetto e questa parte di tuning c'è, però poi devo farlo per tutto l'anno, per il trimestre o per il quadrimestre, no, perché un progetto di tuning ha una scheda di presentazione anche molto scarna e non la vediamo oggi perché non ci sarebbe il tempo, quindi se faremo questo gruppo di confronto professionale, volentieri lo faccio con voi in altro momento o in un altro evento dell'USR se vorrete. Però poi si può anche decidere di fare un progetto che dura 2 settimane su una parte di unità didattica che stiamo facendo nella nostra disciplina in quel momento. Ora parlo da insegnante perché mi riprende la passione di insegnare perché non ho mai perso. Quindi esempio pratico, io sto insegnando l'accoppiamento nel regno animale o vegetale, non lo so, dico una sciocchezza, lo voglio fare in inglese, proponga un partner di una scuola dove si studia l'inglese, ovviamente compatibile di età e di tipo di scuola con la mia, e posso fare quel percorso che avrei fatto in classe, come diceva la collega Esposito poco fa, lo faccio come progetto della mia classe, però lo faccio nei Twinning e non devo fare di più. Quando chiudo il progetto? Quando ho finito? Se poi arrivo alla fine di quelle 2 settimane, di quel mese, mi rendo conto che gli alunni vogliono proseguire, che gli piace, che funziona bene, che vi motiva, e che il collega dell'altro paese vuole proseguire, nulla vieta di presentarne un altro, di prolungarlo o di fare altro insieme a lui. Quindi è uno strumento terribilmente flessibile che io trovo molto attinente al concetto di progettazione didattica che non è molto passato nella scuola, perché spesso si sente dire dai genitori, ma anche da tanti insegnanti, ma il programma è questo. Il programma prevede quest'altro, dobbiamo ripeterlo sempre, lo dico ai miei colleghi che lo sanno meglio di me, il programma non esiste più da tanti anni, non dico quanti, da quando ci sono indicazioni nazionali, perché da quando abbiamo le indicazioni nazionali a tutti i livelli di scuola, anche al secondo grado,
ci sono indicazioni che vanno declinate in azioni del POF triennale, e poi il docente fa la progettazione per raggiungere quei traguardi che la scuola ha rilevato utilmente raggiungibili, uso un termine forte, utilmente raggiungibili, per gli alunni di quella fascia di età e magari in quella classe non nemmeno per tutti. E quindi che è molto flessibile in questo senso qua e può veramente abituare i docenti che vogliono usarlo e che si devono anche impegnare a farlo, perché non gli si può spiegare, devono metterci le mani da soli, che in realtà non è che i traguardi arrivano perché si è fatto un programma e si è detto a settembre che si spiegavano tre argomenti, non funziona così. I ragazzi sono vivi e cambiano. Accanto alla posta interna, dove io poi posso anche mandare, perché magari io docente o io dirigente cerco un collega per fare un partenariato internazionale, trovo un dirigente iscritto in Germania o in Francia o in Romania, non lo so, dove voglio andare a fare questo progetto, gli scrivo un messaggio e ci scambiamo qui dentro. Poi abbiamo notifiche di persone che vogliono, se vedete questo menu a destra che si è aperto, di entrare in contatto con me per vari motivi. Io quindi ho vecchie, perché queste non, era un po' che non c'entravo, quindi le posso accettare o rifiutare. E poi abbiamo questi menu che sono persone, eventi, progetti, gruppi, forum dei partner e sviluppo professionale. Allora, gli eventi sono quelle cose di cui parlavano due colleghe che hanno fatto interventi di risposta prima di me e che sono molto spontanei, nel senso non che si possono fare tutti, perché anche l'unità di twinning nazionale fa eventi di questo tipo, li mette qui dentro, li manda alle scuole, non sempre si può partecipare, però già essere qui e vedere che ci sono eventi di autoaggiornamento, formazione in vari paesi, in varie lingue e poterci partecipare è interessante. E come diceva la collega Esposito, se non ricordo male, lei che lo citava, ci sono anche proprio eventi di aggiornamento per docenti e training e o ambasciatori training, che non è la stessa cosa, l'avete mai capito, che vengono fatti a livello europeo, a cui si può accedere previa presentazione di domanda e con posti disponibili, anche con l'aggiornamento in servizio ovviamente. Poi abbiamo progetti, ovviamente ci sono i progetti della persona, qui vedete cose che ormai per me sono chiuse da tempo, perché ripeto, la dirigente progetti europei non le faccio più, però cito un esempio piccolissimo che ora qui non c'è perché il progetto è chiuso. Nel vecchio istituto, 3 anni fa, vincemmo un progetto in consorzio con l'USR Toscana sul CLIL, e con l'USR Toscana, Daniela se lo ricorderà di sicuro, fu deciso con chi c'era prima di lei, con CLIL, certo, di usare la piattaforma Twinning per fare il CLIL, e quindi lì fu un altro momento di formazione, aggiornamento e servizio per i docenti sul CLIL tramite Twinning, e tramite Twinning fare poi aggiornamento sul digitale. Quindi può servire anche a questo. Poi ci sono gruppi di confronto, alcuni li propone lui, perché come tutti i social, perché alla fine un social anche questo propone cose che potrebbero interessare in base a quello che abbiamo scritto nella nostra presentazione, oppure gruppi di cui si fa parte. Si possono anche ricercare, per esempio, mettiamo un leader, vediamo se mi trovo qualche gruppo con questo concetto. Benissimo, non c'è nemmeno uno. Vediamo se lo mette collegato così. Ok, allora non li trova, quindi in questo momento con questo concetto non li trova. Si possono trovare gruppi tematici, forum, come vedete, strutturati per docenti, per trovare partner e twinning, per trovare partner Erasmus, già suddivisi per fascia di età e quindi di scuola. Poi si può fare anche una ricerca più strutturata come dirigente o come insegnante, però già entrare qui e vedere che so, io sono nella scuola del primo ciclo, vorrei fare un progetto Erasmus, vado qui, Erasmus partnership dai 4 agli 11 anni, sicuramente qualcuno lo troverò, poi va conosciuto l'insegnante, va visto cosa propone e via discorrendo. Ci entro dentro così per curiosità, ok? Vedete tutto listato, chi ha presentato, quante persone hanno risposto a questo progetto. Si può anche noi come scuola, come docente o come dirigente, meglio come docente, proporre un partenariato e vedere chi risponde, sia a propri contatti che a persone che non sono in contatto con noi sui Twinning ma che lo entreranno dopo. E poi le occasioni di sviluppo professionale, che sono altre occasioni di formazione, aggiornamento e servizio rivolte ai docenti. Questa è la parte generale. Se poi andiamo un pochino nei Twin Space, che sono gli ambienti di lavoro dei progetti,
Ora qui la grafica a me sconvolge un po' perché ho abituato a quella vecchia, comunque di fatto sono queste cartellone, le chiamo io, dove ci sono i progetti aperti o chiusi, ok, entro in uno di quelli chiusi, così abbiamo un'idea più chiara, quello del CLIL, e qui ci sono pagine, materiali, forum, meeting online, membri, quindi tutto quello che riguarda quel progetto che posso durare da 2 settimane a 2 anni, sta qui dentro e come vedete ci sono strumenti per fare quello che noi facciamo anche con tante piattaforme, tutte gratis per fortuna, ma che ovviamente non vengono dalla scuola e quindi viene dalla scuola, è pensato dall'Unione Europea per l'istruzione e ripeto è protetto, una cosa che per esempio piace molto ai genitori soprattutto per quelle per chi lavora nel primo ciclo è che qui dentro non si mettono dati personali perché la registrazione la fa il docente o la scuola, se è la scuola che lavora a livello istituto, con dati che sono pressoché anonimizzati e chi entra qui e si vuole iscrivere deve dimostrare, prima in modo blando, da 2 anni credo in modo molto stringente, di essere docente. Cioè non è che chiunque dal mondo web può accedere, registrarsi e far finta di essere insegnante come in altri social. Prima di dire sì, tu sei insegnante, puoi accedere al mondo e-twinning riservato a chi è della scuola, e-twinning nazionale verifica se hai detto il vero oppure no. Quindi questo credo che dia un elemento di garanzia e tranquillità riguardo a tutte le giuste preoccupazioni sulla privacy, dati personali e anche tutto quello che poi in un progetto il docente o la scuola con quello che farà va a creare qui di base tutto privato, cioè quello che è in questo progetto in questo momento all'inizio è solo per chi sta dentro, non lo vedono nemmeno altri membri e twinning anche se accedono ai twinning. Se poi chi fa parte del progetto per motivi del gruppo o per motivi di progetto tipo Erasmus decide di pubblicare e rendere quindi disponibili fuori dai twinning le pagine o i materiali tipo PowerPoint, video particolarmente belli, deve andare a dirlo praticamente pagina per pagina o materiale per materiale in modo che la privacy è assolutamente tutelata e non ci sono, come dire, diffusioni involontarie, inappropriate di contenuti che altrimenti potrebbero creare ai dirigenti e alla scuola delle beghe. Su questo direi che, visto che sono 5:15, non aggiungerei molto altro. Se avete domande voi su questo spazio, volentieri. Se non avete domande, rimanderei al gruppo di lavoro o a un eventuale altro incontro. Confrontatevi con l'USR che mi saprà dire cosa preferite fare per proseguire il suo lavoro, per poi andare anche in dettagli più pratici e operativi. Lascio la parola a Daniela Cecchi. Allora, grazie. Ci sarebbe una richiesta di parlare da parte di Silvana Matonti, che però è... L'avevo già... mi sentite? Cioè, eccomi. Mi sentite? Sì. Buonasera a tutti e ringrazio per questa, spiegazione magistrale, direi, perché è uno dei pochi webinar... condotti veramente magistralmente, quindi io ringrazio. Non ho mai partecipato a e-twinning, ma io insegno inglese, sono collaboratrice del dirigente, sono parte attiva dell'Erasmus Plus e il mio intervento mira a questo, cioè mi chiedevo, in questo momento noi potremmo essere una piccola community, da quello che ho capito, che sta fruendo bellissime informazioni su e-twinning. Mi chiedevo se come piccola community che si sta riunendo in questo momento per fruire di queste informazioni, potremmo anche condividere degli intenti piuttosto, o meglio, se è opportuno, è giusto e condivisibile mettere insieme delle idee tra di noi, qui insomma in questo spazio per pensare ad un progetto da fare insieme prima ancora di usare la piattaforma. Tutto qui.
Credo che debba rispondere Nella Cecchi. Io sarei molto spontaneo, ma l'USR... Allora, io intanto stavo vedendo, non vedo io le firme, chiedo se c'è Antonietta, vi siete ricordati tutti di lasciare la presenza, perché facevo questa proposta. In base, potrei inviare una comunicazione a chi ha partecipato a questo webinar per chiedere un breve documento Google da compilare per sentire intanto se chi è disponibile per l'apertura di un progetto dirigenti Twinni, progetto i Twinni in Toscana dirigenti, e se richiedete un approfondimento di questo webinar, un altro webinar che al limite possiamo fare fuori dal piano in qualsiasi momento, per noi è possibile attivarlo se è disponibile il dirigente Giorni. Per noi no, su questo non ci sono problemi. Sulla realizzazione di un progetto ne possiamo parlare, potete parlarne fra di voi. Approfitto per dire che per quanto riguarda l'azione K1, quest'anno c'è stata una novità, non so se sapeva, l'accreditamento. Allora, l'Ufficio Scolastico Regionale ha presentato domanda d'accreditamento sia nel settore scuola che nel settore adulti, che nel settore VET. Non sappiamo che cosa... ancora non abbiamo gli esiti delle candidature, e a suo tempo per il settore scuola è stata inviata, se non erro nel mese di settembre-ottobre, una comunicazione a tutti i dirigenti per chiedere se erano interessati. Molte scuole hanno risposto, un buon numero di scuole hanno risposto, però non sappiamo se ci sarà, intanto se ci sarà concedato, cioè se il nostro progetto di candidatura passerà. Se passa, sicuramente rinvieremo a tutte le scuole anche la richiesta d'adesione. Lì si tratta di mobilità docenti e poi sarà da fare una selezione. L'accreditamento ha una durata settennale, quindi non è che tutte 450 le scuole, circa 450 le scuole della Toscana riusciranno a partire insieme. Potremmo guardare. Per quanto riguarda un'azione K2, a questo punto potete parlarne al limite fra di voi per vedere e casomai coinvolgere anche l'Ufficio Scolastico Regionale. Però per i K2, allora, se si fa uno scambio di buone pratiche sono fra scuole, quindi magari potreste essere un paio di scuole vostre, dico a caso, due, tre o anche una sola scuola con delle altre scuole di altre nazioni. Se invece si parla di altro tipo di Erasmus, a questo punto ci deve essere il coinvolgimento anche di altri enti. Noi come Ufficio Scolastico Regionale, insieme anche a delle scuole, abbiamo partecipato per l'innovazione, per i progetti per l'innovazione, ma in genere sono allora più enti, non soltanto la scuola. Però io sono disponibile, i miei dati ce li avete, e quindi possiamo parlarne di qualsiasi cosa, volentieri. Posso aggiungere una piccola cosa, Nela? Allora, due o tre sfaccettature, giusto per non lasciare, come dire, in sospeso delle cose per chi non ha mai fatto il twinning. Allora, la registrazione al portale è comunque individuale, anche se la fa il dirigente, non vale per la scuola, ok? Perché il concetto che è giusto è rimasto sempre l'attivazione individuale per fare progetti che poi possono diventare d'istituto se si coinvolgono altre persone. Quindi credo che questo aspetto, perché non ho mai fatto progetti twinning, vada esplicitato, altrimenti si crea confusione. Non c'è l'istituto XY che aderisce al portale, c'è l'insegnante o gli insegnanti che devono anche verificare. Io, per esempio, in questi giorni, prima di questo webinar, ho detto mi voglio profilare come dirigente in Galilei, che prima ero come Piacironi, e ho visto che non era registrato. L'ho fatto io, perché è la prima volta che un docente o una persona della scuola accede al portale. Se non trova la scuola, la profila. A quel punto poi chiunque altro, se Galilei in questo caso di Firenze, vorrà aderire, ovviamente lo troverà e lo indicherà come istituto. Quindi questo è importante, perché altrimenti si può generare confusione anche organizzativa, non sarebbe un'informazione corretta. Quello che diceva la collega della scuola del comprensivo, credo che sia interessante, nel senso che potremmo noi comunque confrontarci su cose che vorremmo fare insieme. Io sono aperto a tutte le possibilità, ho fatto tantissimi tentativi di progetti, anche finanziati, alcuni non sono andati a buon fine, perché la scuola è fatta anche di questo, non sempre si vince. Per cui, se tramite Daniela Cecchi avrò l'autorizzazione di chi di voi vorrà entrare in contatto con me, volentierissimo possiamo sentirci per altri canali per parlare di twinning e progetti fra scuole,
si può fare qualche cosa del genere, o se vale l'idea. Erasmus, però io parlavo anche fondamentalmente di Erasmus. Parlavo a livello più basso, ok, è chiaro, volevo proprio distinguerlo. No? Certo, certo. Anche soltanto per capire come funziona, se poi volete usare l'ambiente, ben venga. Credo, allora, però, che sull'Erasmus siamo in attesa, se non sbaglio, Daniela, che escano le linee guida, le priorità del prossimo settennato, perché non è ancora uscito cosa va fatto, credo che siamo in ritardo perché è la pandemia, quindi su questo, se qualcuno, contattando l'USR, vorrà farlo, ovviamente bisognerà anche vedere se le priorità dell'Erasmus, K1 e K2, comunque le vorrete fare, saranno in linea con i vostri PTOF, perché ovviamente gli Erasmus hanno lì un alto livello di strutturazione, chi li ha fatti, li ha vinti o non li ha vinti, non importa, lo sa, c'è da scrivere in modo molto dettagliato e non sempre il punteggio che si ottiene fa conseguire il finanziamento. Quindi per chi non ha molta esperienza di progetti europei o di un certo livello di strutturazione, forse partire con i twinning è un po' una partenza soft che può abituare a quel tipo di, parlo anche ora proprio come dirigente, autovalutazione di quello che stiamo scrivendo, ecco, diciamo così, perché spesso scriviamo tante cose che vanno bene a livello di scuola, e va bene così nei progetti, perché sono progetti interni finanziati con il contributo dei genitori o altri fondi, ma quando andiamo su progetti strutturati poi si valutano anche le virgole e sicuramente fa la differenza. Però ripeto, se qualcuno vorrà parlare con me o tramite il portale o in un altro incontro o via email, e Daniela mi può passare il contatto che ha tranquillamente a tutto di me, sa anche dove vivo fra poco, va bene, a casa non venite, non si può, c'è il virus, volentierissimo. Aperto alla collaborazione, un altro caffè insieme così molto leggero e molto fluido, mi fa piacere prenderlo comunque. Bene. Approfitto per aggiungere un'ultimissima cosa, poi ne parliamo casomai perché è veramente già tardissimo. Io ho introdotto prima la questione Erasmus anche perché i twinning e Erasmus si sta legando sempre di più, e anche nel ruolo degli ambasciatori è stato detto pochissimi giorni fa in una riunione twinning, l'idea è proprio quella di creare dei punti di riferimento regionali, gruppi di scuola sotto la guida anche di ambasciatori, i twinning Erasmus insieme, perché il fatto della l'importanza della progettazione, i twinning sta entrando sempre di più, sta avendo un'importanza sempre maggiore all'interno della progettazione sia di twinning stesso ma anche di Erasmus. Per il resto, se nessun altro dite, io invierei quindi, tanto ho le vostre mail, quindi se mi autorizzate io vi manderò a richiedere se il dirigente Giorni è d'accordo, mando a richiedere se volete proseguire con un altro incontro, se siete d'accordo sulla creazione di un gruppo i twin dirigenti, e poi ci teniamo in contatto e vediamo come organizzare. Intanto partiranno appunto dalla prossima settimana anche degli incontri sia per i dirigenti e anche focalizzati soprattutto sui docenti su varie tematiche sempre legate sempre sulla piattaforma Twinning. Quindi io disponibile, vi manderò ora la prossima settimana. Vi mando una richiesta a voi, insomma un modulo da compilare, tanto è la cosa più semplice, penso, in cui si raccoglie le disponibilità, l'interesse, magari si estende anche a coloro che si erano iscritti ma che probabilmente qualcuno forse non avrà partecipato oggi pomeriggio, e quindi vediamo. Scusate, ma c'è una dirigente che chiede di prendere la parola, è ancora possibile? Sì, ecco. Io non ho problemi. Sì. Salve, scusate. Buongiorno a tutti. Allora, la mia domanda è questa. In un istituto come il mio, io avevo provato a fare l'iscrizione, mi sono accorta che l'istituto non era proprio iscritto, quindi ho fatto io l'iscrizione, sono in attesa di verifiche per l'ok. Mi chiedevo, da neo due volte perché proprio ultima immessa, primo settembre, da neo dirigente è in un istituto dove questa piattaforma è più o meno sconosciuta, considerando che abbiamo anche un linguistico dentro, quindi potrebbe essere
Lei ha detto che giustamente riguarda tutte le discipline, però si potrebbe cominciare piano piano, mi veniva in mente, soprattutto coinvolgendo i docenti di lingue. Quali sono i passi che io posso fare, a parte iscrivere l'istituto e poi magari, non lo so, comunicare l'iscrizione in piattaforma dell'istituto ai docenti? Piano piano, come posso, che suggerimenti mi date su come poter cercare adesioni a questa piattaforma, all'utilizzo della piattaforma? Perché iscriversi è una cosa, è la parte più facile, poi magari cominciare ad aprire, ad abituare i docenti all'utilizzo è un po' più complicato. Chiedo a chi ha più esperienza di me se ha suggerimenti in merito. Posso, Daniela? Sì, sì, allora, perfetto. La domanda è apparentemente semplice, ma la più difficile di tutte, collega, perché ovviamente allora, non è che l'innovazione e il cambiamento a scuola arrivano perché, come dire, c'è un corso o qualcosa o una proposta spesso del dirigente e si infiamma la platea. Non funziona così, questo l'avrei già visto sul campo direttamente. Forse un po' di cose le ho dette in quest'ora e mezzo di confronto, posso fare, come dire, un recap, come dicono gli inglesi, e fare un po' a vari punti. La prima cosa è parlarne, sicuramente. Ovviamente se sei in un liceo linguistico, parlare con i docenti di lingue, che sono quelli forse più sensibili, e captare anche se hanno avuto esperienze nella scuola o in istituti precedenti di Comenius Erasmus, e capire se conoscono che cos'è il twinning e se lo vogliono provare a usare, se non l'hanno mai usato, o riattivarlo se ce l'hanno. Magari qualcuno ha fatto progetti, poi per vari motivi ha smesso e non ci ha più pensato e ci può ripensare. Un'altra cosa potrebbe essere, siccome l'USR ha organizzato altri incontri con docenti, per docenti, e cominciare a parlare di queste occasioni, che sono più o meno brevi e ben strutturate come questa, e leggere, quindi non troppo invasive, durano un tempo dove l'attenzione non cade troppo, e soprattutto conoscendo i vari ambasciatori che parleranno, posso dire che saranno più motivanti di me verso i colleghi, perché sono tutte persone con cui lavoro da tanti anni come ambasciatore, le conosciamo, siamo ambasciatori e ex docenti di lungo corso, quindi sono anche tanti docenti di lingue, e non solo, che motiveranno i colleghi della scuola. Un'altra strada potrebbe essere quella, e la tua scuola dove si trova in Toscana esattamente? Si trova un po' decentrata, perché siamo al confine con la provincia di Pisa, quindi lontani dal centro. Guarda, ci sono guarda, sicuramente se non l'hai trovati, USR, Daniela potrà farti avere l'elenco, ma ci sono sul sito dei quindi in Toscana, ci sono ambasciatori un po' in tutte le province. Mm-hmm. E su Pisa ce ne è diversi. Volevo arrivare a questo, quindi c'è un elenco completo. No, noi siamo su Firenze, Fucecchio fa provincia di Firenze, sono sotto Firenze, solo che sono un pochino a confine. Permettimi, collega, di fare questa osservazione, non ci fossilizziamo sulle province e sugli ambiti. Se io mi trovo all'estremo confine della provincia di Grosseto Sud, faccio prima andare a Grosseto a Livorno o andare a Latina o a Roma? Mi spiego, quindi se io sono all'estremo confine di Empoli, perché io abito a Carmignano e quindi so quanto è lontano Empoli da Firenze, quanto è lontano il confine ultimo, quindi probabilmente a voi conviene contattare ambasciatori di Pisa, fra l'altro la collega del Galleria di Livorno, che non è lontanissimo da voi rispetto a Firenze, è più vicino, ha, credo, colleghi validissimi, e in quella città ce ne sono altrettanti in altre scuole che potrebbero fare questa cosa qua. Oppure anni fa, ma credo non tanto lontano, fino a un anno fa, si facevano anche i tech con i twinning, che la predecessora di Daniela Cecchi aveva istituito, dove singole scuole invitavano un ambasciatore vicino, ovviamente non chi stava dall'altra parte della regione toscana, per un pomeriggio, all'epoca in presenza, o in presenza non si può fare, e si prendeva davvero un tè insieme, non era solo virtuale, e quelle due ore passavano a parlare di twinning per quella scuola lì, ovviamente previa verifica di un interesse di massima di almeno 5-6 persone, invitando anche eventualmente altri colleghi di scuole vicine. Oppure provi a fare quello che ho fatto quando sono diventato dirigente al primo collegio del 2012, prima slide, dopo aver detto chi ero, Erasmus e twinning, subito, per essere chiari e diretti, e da lì li ho martellati a tappeto, però è un'altra storia, tu sei già entrata, puoi sempre recuperare questo aspetto qui. Quindi ci sono tanti canali. È chiaro che dipende
veramente da come è il parco umano che c'è nel tuo istituto. Tutte queste cose possono tutte funzionare, alcune meglio, alcune peggio, oppure non funzionare, magari va fatto in un altro modo. E poi tanta pazienza, perché come ha detto la collega del Galilei, mantenere alta la motivazione, magari di Galilei di Livorno ovviamente, mantenere alta la motivazione dei docenti non è facile, perché veramente il burnout è dietro l'angolo e quindi fa percepire che noi ci crediamo, a volte basta più un'occhiata, ora non si può, ma una pacca sulla spalla, ci siamo capiti cosa vuol dire, per dire va bene, ci penso io a mandarla a fare questa formazione, non faccio lezione domani, la copriamo noi. Ecco, si può anche fare uno sconto, non lo dovrei dire qui, ma lo dico, su un permesso se uno va a fare un aggiornamento di training o su queste tematiche qua. E a volte quello paga più di altre cose che mettiamo a livello economico nel contratto, perché poi si sa, i soldi valgono, il materiale umano invece rimane. La ringrazio. Non mi fai sentire vecchio, siamo colleghi. Faccio un po' fatica io a dare del tuo, però ti ringrazio. Grazie a te. Allora, se ce la faccio 3 secondi, dico qualcosa. Il piano del 2021 prevede un sacco di incontri in presenza pomeridiani dislocati nelle varie province toscane, addirittura uno l'abbiamo pensato anche all'Isola d'Elba, proprio per aiutare le scuole decentrate. Il problema è, quindi sono tutti progettati e già autorizzato il finanziamento da Indire. Il problema sarà se da settembre, se il prossimo anno scolastico, sarà possibile ricominciare a fare delle attività in presenza. Altrimenti sono già progettati e quindi è proprio intenzione andare proprio anche nelle scuole più remote, è proprio una delle idee del piano. Tutto dipende dalla pandemia. È così. Speriamo. Bene. Altro da aggiungere? Nessun altro che vuole intervenire? Mi sembra di no. Rita Giancordò, non mi sembra di vedere. Non ci sono altre mani alzate, Daniela, direi. No. Quindi direi che possiamo. Grazie a tutti, grazie tanto al relatore, grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Grazie a voi, buonasera, arrivederci, alla prossima. Grazie, buonasera. Settimana a tutti, grazie Daniela. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci.